Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a un nostro nuovo video. Era da un po' di tempo che non ne facevamo uno e anche questa volta, come nei video precedenti, abbiamo pensato di trattare un argomento sul quale non si trovano molte informazioni né sul web né sui vari YouTube eccetera. Quindi l'argomento che vogliamo trattare oggi è la tecnica di chiodatura con i chiodi tradizionali. Quindi non parliamo di fix, non parliamo di spit, parliamo dei classici vecchi chiodi a fessura, quelli che si piantano con un martello, per intenderci. Diciamo che al giorno d'oggi non sono più molto utilizzati, in quanto comunque sia l'avvento, lo sviluppo dell'arrampicata sportiva e anche delle multi-pitch fissate hanno in parte sostituito i vecchi itinerari tradizionali. Però per fortuna comunque ci sono ancora molte persone che invece si dedicano all'alpinismo tradizionale e quindi andiamo un attimino a vedere quali sono più o meno le regole generali per effettuare la chiodatura con questo tipo di chiodi. Diciamo subito che, al netto anche di alcune regole di teoria di base, la chiodatura è soprattutto una questione di esperienza. Infatti è una pratica che si acquisisce soltanto piantando tanti tanti chiodi. Però andiamo a vedere comunque quali sono quelle accortezze di base che vanno tenute in considerazione per una infissione ottimale e sicura del chiodo. Allora, intanto cominciamo col dire che i chiodi si dividono sia in base al tipo di roccia per il quale devono essere utilizzati, sia in base al tipo di fessura, alla forma della fessura nella quale andremo a infiggerli. Per quanto riguarda il tipo di roccia, troviamo chiodi per rocce dure, come ad esempio può essere il granito, che sono i chiodi di acciaio temprato. Solitamente hanno un colore nero. Poi invece troviamo chiodi in acciaio non temprato che vengono utilizzati per rocce morbide come ad esempio il calcare. Chiaramente anche i chiodi di acciaio non temprato hanno un diverso grado comunque di durezza del metallo stesso in base alla forma e alla tipologia del chiodo, però comunque le macro sezioni sono queste: chiodi in acciaio temprato e chiodi in acciaio non temprato. Un chiodo è costituito fondamentalmente da tre parti, che sono l'occhiello, che è la parte dove andremo poi ad agganciare il moschettone, il corpo e infine la punta. Occhiello, corpo e punta possono presentare, a seconda della tipologia di chiodo, morfologie differenti. Quindi adesso andiamo a parlare principalmente dei chiodi di acciaio non temprato. Per quanto riguarda i chiodi di acciaio non temprato, possiamo fare una ulteriore suddivisione. Abbiamo sostanzialmente tre tipologie di chiodi: il chiodo universale, che ha l'occhiello che è ruotato di 45 gradi rispetto al corpo. Questo garantisce un'infissione ottimale sia nelle fessure verticali sia nelle fessure orizzontali. Questo perché la posizione dell'occhiello fa sì che nel momento in cui viene esercitata una trazione, l'effetto di torsione all'interno della fessura avverrà sia che la fessura sia verticale sia che la fessura sia orizzontale. E quindi, oltre agli elementi di attrito e di deformazione dell'acciaio, avremo un effetto di torsione che aumenta la tenuta del chiodo. Poi abbiamo chiodi orizzontali per fessure verticali. Questa tipologia di chiodo è studiata per essere infissa soprattutto nelle fessure verticali. Questo perché l'occhiello è messo perpendicolare rispetto all'asse del corpo del chiodo e quindi all'interno di una fessura verticale, nel momento in cui andiamo ad esercitare una trazione, l'occhiello garantirà un effetto di torsione. Questi chiodi possono comunque essere utilizzati anche all'interno di fessure orizzontali. Chiaramente a quel punto la tenuta sarà garantita dall'attrito
e dalla capacità di deformazione e di adattamento alla roccia che ha questo particolare tipo di acciaio. All'interno di questa categoria fanno parte le lamette, che sono chiodi per fessure piuttosto sottili, e fanno parte anche le spatole. Le spatole sono chiodi un po' più spessi, ce ne sono di diversi tipi, di solito differiscono per il terminale, alcuni hanno una punta più arrotondata, altri hanno una punta più acuta. Sempre nella categoria dei chiodi, la cui infissione ottimale avviene nelle fessure verticali, abbiamo anche il chiodo a U. Il chiodo a U ha le stesse caratteristiche dei chiodi che abbiamo detto prima, quindi torsione ottimale all'interno di una fessura verticale, ma può essere utilizzato anch'esso nelle fessure orizzontali. L'importante, specialmente se lo utilizziamo in fessure orizzontali, è avere l'accortezza di non metterlo in questa maniera qui, perché messo così il chiodo praticamente le due lamette del chiodo tenderebbero a stringersi e quindi il chiodo perderebbe di forza, ma invece è importante metterlo con le due superfici della U e il dorso che siano a contatto con la fessura, quindi in questa maniera. Un chiodo simile al chiodo AU è il chiodo a V, invece con un profilo a V, e è l'unico chiodo di acciaio temperato che solitamente, almeno io, utilizzo anche su roccia morbida, su calcare. Questo perché è un chiodo che copre fessure di spessore piuttosto ampio, che difficilmente si possono coprire con gli altri chiodi. Anche per questo chiodo vale la stessa regola del chiodo a U. E quindi va piantato in maniera tale che entrambe le due alette e il dorso siano a contatto con la fessura. Quindi sostanzialmente deve essere infisso così e mai infisso così. Perché in questa maniera anche qui la fessura darebbe a stringere le alette facendo perdere forza al chiodo sostanzialmente. Ultima cosa da dire su questo tipo di chiodo è che oltre agli accorgimenti che abbiamo appena elencato, va piantato anche nel caso di una fessura orizzontale con la parte aperta della V rivolta verso il basso, quindi sostanzialmente con l'occhiello rivolto verso il basso e non rivolto verso l'alto. Poi esiste un'altra tipologia di chiodo che è il chiodo verticale cosiddetto per fessure orizzontali. Questo è un tipo di chiodo che però ormai non si trova più, non vengono quasi più prodotti, se ne trovano soltanto di usati, magari su qualche sito particolare, ma non vengono più prodotti dalle case. Era un chiodo che aveva sostanzialmente l'occhiello posto sullo stesso piano del corpo. Questo lo rendeva ottimale per un'infissione in fessure orizzontali, perché, come abbiamo spiegato prima, l'occhiello messo in questa maniera in una fessura orizzontale garantiva anche qui l'effetto di torsione. Ormai però questo chiodo è stato sostanzialmente soppiantato dagli universali e dai chiodi orizzontali. Chiaramente per ognuna delle tipologie di chiodo che abbiamo elencato ce ne sono di dimensioni diverse. Ad esempio, questi sono i chiodi universali, ne abbiamo uno un po' più lungo, ne abbiamo uno un po' più corto. E ne abbiamo uno intermedio che però è un po' più spesso e quindi può andare a coprire delle fessure un pochettino più larghe. La stessa cosa vale per le lamette, ce ne sono di due o tre misure, e la stessa cosa vale per le spatole e anche per il chiodo AU e per il chiodo AV abbiamo un paio di misure circa per chiodo. Io solitamente li compro su un sito che è molto fornito per quanto riguarda l'attrezzatura d'alpinismo, che è All You Need Shop. Poi nel video vi metteremo anche il link. E è uno dei pochi siti dove obiettivamente riesco a trovare una varietà abbondante di chiodi, quindi se ne trovano un po' di tutte le forme e le dimensioni. Allora, altri chiodi che possiamo citare poi sono questi chiodi qui. Sono chiodi molto molto corti, come potete vedere, e sono chiodi prevalentemente per l'uso per l'arrampicata artificiale.
Cioè questo chiodo viene piantato e può essere utilizzato per agganciare una staffa oppure azzerare il passo con un rinvio per superare un passaggio particolarmente ostico, ma non sono chiodi adatti per l'assicurazione. Cioè in poche parole non è una buona norma volarci in cima perché ovviamente la superficie di attrito nella fessura che hanno è veramente esigua. Una particolarità che vi voglio mostrare invece sono questi, cioè i vecchi bong, che come principio sostanzialmente sono simili al chiodo a V che abbiamo nominato prima, semplicemente vanno a coprire delle fessure molto più larghe. Questi sono stati soppiantati sostanzialmente poi con l'utilizzo dei friend, che coprono una gamma di fessure molto ampia e quindi hanno sostanzialmente lasciato a casa i vecchi bong. Per adesso, in questa parte del video, abbiamo fatto una panoramica generale sui chiodi. Poi faremo una seconda parte, un secondo video, in ambiente, andremo in falesia, in una zona adatta dove ci sono fessure di varia tipologia e vi faremo vedere materialmente sia come si fanno a piantare i chiodi e sia come si fa ad estrarli, perché chiaramente il chiodo viene piantato dal primo di cordata e poi il secondo, quando sale il tiro, ha il compito di recuperarli. E, oltretutto, ormai con il costo che hanno le materie prime, i chiodi non sono neanche una cosa così economica, quindi insomma, più riusciamo a estrarne dalla roccia, e meglio è. Ormai un chiodo così su per giù si aggira in un prezzo che va dai 10 ai 13, 14 euro, insomma, quindi non è come lasciare un friend in fessura, però se già cominciamo a lasciarcene 3 o 4, insomma, un piccolo capitale in parete ce lo lasciamo. Poi parleremo anche un pochino in maniera più approfondita dei martelli per mettere i chiodi. Questo è quello che io uso da tanti anni, è un martello della Petzl. È un martello con cui mi sono sempre trovato molto bene perché ha una leva piuttosto lunga e una testa battente pesante. Perché se è vero che in alpinismo bisogna cercare di risparmiare peso su tutto il materiale che ci portiamo dietro, ogni grammo può essere importante, specialmente nel caso di grandi pareti, è anche vero però che un martello di questo tipo, che ha una massa battente importante, ci garantisce veramente una grande efficienza nel piantare il chiodo e anche nell'estrarlo. Perché ci sono martelli molto più leggeri, molto più corti, io li ho provati, però obiettivamente quando c'è da battere forte, un martello così è un'altra cosa. E siccome io faccio molto affidamento sui chiodi, sia nella costruzione di soste che anche come punto di protezione, perché comunque un chiodo piantato per tutta la sua lunghezza in una fessura di roccia buona garantisce veramente una bella tenuta, io preferisco avere un martello che mi consenta un'infissione veramente ottimale, anche a costo di portarsi qualche grammo in più. Quindi diciamo che per adesso abbiamo fatto questa panoramica, poi quando andremo in falesia andremo a vedere un po' più nel dettaglio la tecnica di infissione. Possiamo anticipare già alcune cose. Inutile dire che il chiodo se è piantato fino all'occhiello ha una tenuta ottimale, e quindi più riusciamo a piantare il chiodo nella fessura meglio è. Addirittura ci sono dei casi in cui piantiamo il chiodo e sotto all'occhiello magari troviamo un dente di roccia che fa da appoggio anche all'occhiello. A quel punto proprio abbiamo veramente una tenuta che è perfetta. Una regola generale che si è sempre detta è che quando scegliamo il tipo di chiodo da mettere in una fessura, i primi 2/3 del chiodo dovrebbero entrare manualmente nella fessura e il restante terzo andrebbe martellato. Io sinceramente non sono proprio completamente d'accordo, ma sarà che ho sempre scalato sulle Alpi Apuane dove la roccia spesso e volentieri è abbastanza friabile, però preferisco magari fare un pochino più di fatica. Però battere almeno metà del chiodo col martello, ecco, insomma.
la regola dei 2/3 qua da noi non è il massimo. Poi vabbè, un'altra cosa risaputa è che il chiodo ci si accorge se sta entrando nella maniera corretta, nella fessura, dal suono, soprattutto dal suono. Cioè si dice che il chiodo deve cantare, ovvero man mano che noi iniziamo a martellare il chiodo dentro la fessura, sentiremo un rumore che deve diventare sempre più acuto. Questo perché? Perché chiaramente la parte che sporge sarà sempre di meno se il chiodo entra correttamente. Vibrerà sempre, la parte che vibra, che va in risonanza, sarà sempre più corta e quindi il rumore che il chiodo fa sarà sempre più acuto. Quindi ce ne accorgiamo subito se abbiamo azzeccato la fessura e il tipo di chiodo, perché i primi colpi produrranno un rumore piuttosto sordo e immediatamente dopo il rumore diventerà sempre più acuto. Poi vi illustreremo delle altre accortezze, ad esempio come rendere più sicuro un chiodo che non è entrato per tutta la lunghezza, che magari ne è rimasto un terzo fuori. In questo caso ci sono tutta una serie di accortezze da utilizzare, come ad esempio strozzare un cordino subito nella parte che esce dalla roccia e attaccare lì il moschettone anziché sull'occhiello per andare a ridurre il braccio di leva. Oppure in una fessura orizzontale il braccio di leva può anche essere ridotto battendo la parte sporgente, piegandola e facendola aderire alla roccia. E poi parleremo anche ad esempio della tecnica dei chiodi accoppiati. Ad esempio può capitare che non abbiamo il giusto chiodo della giusta misura per coprire esattamente lo spessore di una fessura. Possiamo ovviare a questo problema in maniera abbastanza fantasiosa, ad esempio andando a infilare nella stessa fessura due chiodi accoppiati. A me a volte è capitato di farlo e davano una buona garanzia di tenuta. Certo, è vero anche che dobbiamo tenere conto della quantità di chiodi che abbiamo appesi all'imbrago, perché comunque sia un sandwich, cioè un cosiddetto sandwich, l'accoppiamento di due chiodi è abbastanza dispendioso dal punto di vista logistico del materiale. Un'altra accortezza, se no, che si può utilizzare è la cosiddetta zeppatura del chiodo, ovvero portarsi delle spine, delle piccole schegge di legno di vari tipi di legno e di varie forme e dimensioni e andare a zaffare la fessura per sostanzialmente ridurre lo spessore. Magari un chiodo che abbiamo in fisso che balla leggermente, andiamo a zeppare con un paio di schegge di legno e andiamo ad aumentare la tenuta del chiodo. Questa è una tecnica, ad esempio, molto utilizzata in Dolomiti, e uno dei maestri di questa tecnica è Ivo Rabanser. Nulla, per adesso direi che ci possiamo fermare qui e poi la parte pratica ovviamente la andiamo a vedere in falesia, in ambiente.